protagonista assoluta dello stand Volkswagen al Salone di Francoforte 2019 è la nuova ID3, un'auto 100% elettrica costruita sulla piattaforma studiata apposta per le auto elettriche del gruppo. Basti pensare che da qua al 2022 ben 27 modelli di Volkswagen, inclusi marchi Seat, Skoda, Volkswagen e Audi, monteranno questa piattaforma. Andiamo a farci raccontare la nuova ID3 e le aspettative di Volkswagen per il futuro da Andrea Alessi di Volkswagen Italia. Sì, il nome ID3 dice già tanto, Intelligent Design fase 3, perché dopo Maggiolino e Golf, Volkswagen con ID3 porta il mondo dell'automobile verso la mobilità interamente elettrica. È una vettura ingegnerizzata sulla nuova piattaforma MEB che consente lo sfruttamento pieno delle potenzialità della trazione interamente elettrica e abbatte alcuni degli ostacoli che tradizionalmente si sono frapposti all'utilizzo pieno della mobilità interamente elettrica, a partire dall'autonomia. ID3 avrà tre diverse capacità della batteria che consentiranno tre diversi livelli di autonomia, a partire dai 330 della versione meno costosa d'attacco fino ad arrivare ai 550 della versione ad autonomia allungata. Ma l'altro elemento importante è quello anche della velocità di ricarica, in quanto ID3 sarà ricaricabile utilizzando anche le nuovissime centraline di ricarica, stazioni di ricarica ultra veloci, cosiddette a 100 kW di potenza, che daranno la possibilità di ricaricare intorno ai 290 km di ulteriore autonomia con una sosta di sola mezz'ora, quindi una sosta per un caffè allungato. E infine il terzo elemento di ostacolo è quello del prezzo, in questo caso il prezzo di listino della vettura di serie partirà sotto i 30.000 euro e evidentemente con l'ausilio degli incentivi governativi questo significherà in Italia poter portare il prezzo intorno ai 25.000 euro e questo chiaramente abbatterà quelle che sono gli ultimi ostacoli e le ultime perplessità verso l'adozione della mobilità interamente elettrica, quindi la ID3, alla larga massa dei clienti e dei consumatori italiani.